i rapporti e dice: in caso di inadempimento contrattuale noi possiamo erogare fino a 2.400 euro di giorni di penale all'anno, e se superano i 5 giorni 3.600 euro. Quindi noi ne avevamo gli strumenti per dire al lato: fammi il servizio e in caso di inadempienza quel servizio io ti imputo la penale. E queste cose, caro Franco, non è che sono state del lato, dei servizi del lato, sono nati 6 mesi fa, sono nati addirittura nel 2008. Nel 2008 io e il Cavaliere Ferrato facciamo un'interrogazione all'amministrazione e diciamo: in ordine al disservizio relativo alla mancata raccolta RSU in questi ultimi periodi, quindi già dal 2008 i consiglieri comunali eccepivano questo disservizio. E lo sai come concludevano i consiglieri comunali? Oltre nel dire: applichiamo la penale per come contratto prevede. Dicevo, in ordine alla raccolta differenziale, servizio anch'essa affidato in esclusiva e secondo il nostro ufficio tecnico mai effettuato, perché non si è proceduto alla diffida sia per l'erogazione della multa sia soprattutto per attivare le procedure al fine di poter rescindere un rapporto diventato eccessivamente oneroso per il nostro comune nel 2008, perché già nel 2008 avevamo visto la tendenza che l'APA avrebbe affossato il comune di Belmonte Mezzani. Perché, signori miei, anche qua è prevista la rescissione del contratto, quindi il nostro rapporto con l'APA non è un tabù, è un rapporto che è disciplinato da una convenzione che ha firmato il nostro comune e l'APA. È uscire dall'APA perché non ci ha fatto un servizio, era nostro obbligo, perché, signori miei, siamo nel 2011, noi abbiamo visto a Napoli quello che è successo con l'immondizia. Un comune che vuole essere non la rappresentazione della civiltà, perché raccolta differenziata vuol dire avere questo parametro, ma anche dal punto di vista economico, perché se noi risparmiamo anche il 30% con la raccolta differenziata, quel 30% sarebbe stato decurtato dalla bolletta, come ha fatto Marinea, perché in tutto sto trambusto, mentre alcuni comuni sono stati costretti ad aumentare come il nostro comune per andare a pareggio con il costo del lato, come ci impone la legge, il comune di Marineo l'ha diminuita dal 106%, perché se andate a Marineo vi sembrate di essere un comune della Val d'Aosta. A Marineo ogni 15 giorni si fa anche la raccolta dell'olio esausto casalingo, cioè l'olio di frittura che le nostre mamme, le nostre mogli usano per friggere. Ogni 15 giorni viene raccolto, noi in Val d'Aosta, al comune di Marineo. Il comune di Santa Cristina ha fatto pure altrettanto. Quindi, come vedete, le problematiche sono a monte. La politica non è riuscita a dare le, anzi non ha valutato quello che era la gravità in cui eravamo caduti. Perché, signori, che cosa sono stati questi atti? Perché vedi, quando io ho letto l'atto fondativo, il primo io sono stato d'accordo, perché si parlava, ci riuniamo 20-30 comuni e tra di loro ottimizziamo il servizio. Nulla da dire, perché quando i comuni si riuniscono e formano un consorzio, come nella fattispecie, non si ha che risparmiare. Questo è peggio. No, non le dico perché, peggio. Perché mentre noi avevamo le macchine, gli autocompattatori, che guardavamo con quasi innamorati, perché sapevamo benissimo, e qua c'è Peppino Di Liberto che mi sente, che quando c'era un autocompattatore gli tiravamo il sangue, perché sapevamo benissimo che ci doveva servire fino all'ultimo per un servizio delicato, e quindi quel compattatore, quel gingillo lo curavamo con tanto amore.
addirittura ci inventavamo di fare delle protesi ad altri camion per sopperire in caso di deficienza del primo comportamento. Poi che cosa è successo? Semplicemente perché, signori miei, diciamocelo, noi del sud non siamo in condizione di amministrarci, perché le stesse leggi che vanno al nord, al sud non possono andare, perché appena si affida a noi, in maniera privatistica, perché la società per azione, dottoressa, che cosa ha fatto? Ha scavalcato quelle che sono le procedure dei comuni per l'assunzione. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno assunto con criteri privatistici, però con i nostri soldi del comune. Quindi sta cosa che cosa ha creato? Un salto alla dirigenza. La prima tutta cosa è che tutti i nostri mezzi, che erano efficientissimi e che per noi erano dei gingilli, sono stati tutti rottamati e si sono comprati decine e decine di autocompattatori nuovi. Io pensavo che fosse venuta la regione a sopperire. No, questi soldi sono quei soldi che ora l'ATO ci chiede che noi non abbiamo, perché il dramma è questo. Ora, assunzione in maniera privatistica, automezzi comprati, certamente loro lo giustificheranno, dice, perché ora dopo 5-6 anni quei mezzi che gli abbiamo dati nuovi nostri sono stati dichiarati rottamati. Mezzi nuovi, assunzione non corrispondente a quantomeno non corrispondente a quelle che erano le nostre potenzialità economiche. Quindi tutto questo ora ha creato che abbiamo maturato senza fare nessuna resistenza, perché questo Consiglio Comunale è da 3 anni che cerca di resistere alle pretese dell'altro, senza fare nessuna resistenza. Ora purtroppo siamo debitori dell'altro e questi debiti purtroppo, lo ripeto, sono maturati, perché non avendo impugnato quelle delibere, ora l'ATO appena ci farà qualche precetto, glieli dobbiamo dare, e tutti questi soldi, ora come dice, perfino, ti ripeto, scusami se non verrà Babbo Natale a dare, gli dobbiamo uscire noi, siamo per la meno. Quindi guarda dottoressa, noi non vogliamo pronunciarci, ci vogliamo assumere responsabilità che non abbiamo, perché i bilanci da noi sono stati quasi sempre bocciati. Quindi potremmo dire noi non c'entriamo niente, però noi non siamo qua a scrollarci di dosso responsabilità che oggettivamente abbiamo, perché poi un cittadino dice sì, io vedo le cose che vanno male e per me siete tutti stessi, hai ragione, però ti deve fare pure un mea culpa, perché se questa assemblea così è piena avesse seguito i lavori del Consiglio Comunale fin dal suo nascere, certamente tu quel giudizio quantomeno lo dovresti rivedere. Quindi io mi affido alla comprensione di tutti per cercare, come un buon padre di famiglia, il meno peggio per il mondo, anche se di peggio si deve comunque sempre parlare.